Prima di iniziare, vorrei un vostro feedback per quanto riguarda l'audio che state ascoltando e ascolterete durante il gameplay. Se lo trovate piacevole e comunque sia in sincronia con l'audio del gioco. Penso, spero di aver risolto, però ripeto, il vostro feedback, come sempre, è molto importante. Qualcuno di voi mi ha chiesto di portare il T3. Che cos'è sto T3? È praticamente un carro armato medio sovietico, però in realtà è produzione tedesca. Ok, siamo in era 1 a 2.3. Come dirò anche a conclusione del video, questo carro armato è molto utile per sbloccare in maniera efficace le unità dell'era 1 all'era 2. Che cosa significa? Che voi giocando questo carro armato potrete mandare l'esperienza agli altri carri armati del ramo tecnologico sovietico. Cosa di particolare? Abbiamo un cannone da 50, spara ogni 4,2 secondi, una buona corazzatura, brandeggio verticale meno 10-20. La cosa negativa è che ha una rotazione torretta molto lenta, 5,2 gradi. Dobbiamo inoltre dire che il carro armato potrebbe dare qualcosina in più mettendo appunto la qualifica ASSO che costa 110 Golden Eagle. Io sono povero e non me la posso permettere. Per quanto poi riguarda la velocità massima, 53 km/h. Io ci ho messo come sempre un po' di camuffamenti per fare un po' di scena. Direi che siamo pronti. Mi raccomando, tra l'altro, se questi contenuti sono di vostro interesse, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perdete assolutamente nulla. Siamo pronti? Sì, andiamo nella partita. Mi ha visto? Vabbè, il comandante sì, ci sta. Senti, sai che c'è di buono? Che io ti sto pushando. Lo vedo. Avevo sentito il rumore comunque. Meno male, mi è andata bene qua. Devo già mirare alla guancia. Ok, vabbè, ma stiamo catturando. Ne sta un altro là, solo che sto riparando il motore. È vero, il vagone non è distruttibile. Ma il colpo. No, non passa, perché ci sarebbe. No, ma sta là, lo so. Ho il motore. Capito che stai là? Lo vedo. C'è sempre un cacciacarri però, mi sa, eh. Era la tua occasione d'oro. Un'avanzata lenta ma continua. Non lo so cosa voleva quello là comunque. Là ce ne sta un altro. La torretta è troppo lenta, raga. La torretta è lenta. È lenta. Ah, stanno cappando anche bravo in tutto questo. Complimenti. No, scherzo. Vediamo se lui si fa avanti. Ho sparato di proposito un po'. Vediamo se lui viene.
Ma se esci di là ti vedo, cioè, nel senso. Vabbè, artigliere servente non può fare niente. C'è una bella artiglieria là, una bella antiaerea. Aspettiamo che passi. Ma non l'ho proprio visto. Vabbè, ne prendo atto. Ho capito che si trovano a destra, ma io qua c'ho tutti i container, vagoni e quant'altro. Non posso girare. Miseria. Prego. Dove va quella macchinina? In movimento, ti piace? Guarda, vai! Te, vabbè. Si capisce niente. Con la mitra. È una cosa fantastica. Con la mitragliatrice. Niente bombe, niente bombe. Ok. Quello è nostro. Ma non avevo tiro. Come faccio a prenderlo? Qui. Poveraccio. Vabbè, ragazzi, livelli, voglio dire, le persone ancora devono, no? È normale. No, ho sparato il alla ruota. Bravo. Vabbè, ma ripeto di nuovo, la torretta, la velocità è quella, quindi no, non hai molto tempo per girarla, prendere la mira, l'alzo e tutto. Ci metti 3 ore. Sono morto. Complimenti. Sei lento. Sei lento. La tua torretta è lenta, ma io sono stato più veloce nel movimento del carro, capito? E ti recupero.
a una certa. Fatti vedere. Combatti ad armi pari. Sta scappando. Ma no, vieni. Ne spawn un altro, aiuto. Vabbè, è finita la partita. Beh, anche questa è stata vagamente divertente. Bah. Quanto ho guadagnato in soldini? 20.000? 20... No, 35.000, altro che 20. Abbiamo ottenuto... Dunque, una serie di cose. Doppio colpo per... serie attacchi furtivi per 3, triplo colpo, accordo con l'intelligence, duro a morire, soccorritore di carri per 1, professionale per 2, superstite, carrista... eroico. Per assurdo, con questo carro armato potete sbloccare esattamente tutti questi che vedete, ok? Fino al KV1S, perché siamo ancora in era 2, poi inizia l'era 3, quindi tutti questi potete sbloccarli. Gaz 94 KM, acquista. Ah, dobbiamo ricercare l'unità precedente. Vabbè, la ricerchiamo. E non mi chiedete il gameplay del Gaz, ragazzi, cioè, lo vediamo magari in futuro, va bene. Per quanto riguarda il T3, risulta essere un'unità abbastanza solida. Il cannone non delude. La mitragliatrice, per assurdo, potrebbe fare una kill su un'unità praticamente sfornita di corazza, un'antiaerea italiana, per esempio. E per quanto riguarda invece, appunto, anche il guadagno dei crediti, non è male. E per le unità da sbloccare, come detto, fino in era 2, quindi anche compreso il KV2, che tra l'altro trovate già disponibile sul canale. È un'unità a basso costo che per iniziare, per ambientarsi e sbloccare qualcosina in più, potrebbe andare più che bene. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!